Nella serata dello scorso venerdì 17 ottobre 2014 è stato presentato il libro Storie di uomini e diamanti, inganni e verità di Rocco De Virgilio, l'Officina delle Parole Editore, presso la prestigiosa e affollatissima sala dello storico Patria Palace di Lecce, l'hotel che gode di una posizione strategica su uno scorcio della superba Basilica di Santa Croce. La serata è stata organizzata dall'Officina delle Parole in collaborazione con Euroco Engineering, Cat Confesercenti di Lecce, Hotel Patria Palace, Caffè Letterario Mimose. Ha coordinato egregiamente lo sfaccettato appuntamento l'architetto e poeta Enrico Romano. Durante la serata ha conversato con l'autore il consigliere regionale Antonio Buccoliero. Almeno a mio modo di vedere, nel leggere man mano il libro, egli cerca in fondo anche se stesso, così come va a scoprire che un diamante giace nel sottosuolo e va cercato con attenzione, con un lavoro veramente incredibile, egli forse attraverso questo viaggio cerca in fondo anche se stesso, come ognuno di noi, perché probabilmente ognuno di noi vive la propria esistenza non conoscendosi perfettamente, forse ogni giorno vorrebbe girare quella tessera che nasconde ancora angoli reconditi che non sono pienamente conosciuti, e lui cerca, studia questo percorso che lo porta a scoprire i diamanti, la loro storia, la provenienza. Il racconto dell'autore Rocco De Virgilio ha entusiasmato e incuriosito il pubblico che più volte è intervenuto. Il diamante è stato ed è una delle cose più importanti su questa terra. Non tanto per il diamante che tu porti al dito, così come l'ha detto la dottoressa, ma per quello che serve alle industrie. Se non ci fosse stato il diamante, noi le industrie che abbiamo oggi, petrolifere, per la perforazione dei pozzi artesiani per trovare le acque, per trovare il petrolio, per tagliare l'acciaio, per smerigliare le cose più precise che esistono al mondo, come i pezzi degli aerei, delle centrali elettriche, non potremmo averle queste cose qua. Tutto lo fa il diamante. Ha preso poi la parola l'editore Pompeo Vergaro, che ha sottolineato alcune peculiarità editoriali del complesso viaggio che l'autore ha raccontato lungo le pagine del libro, provando a mantenere la sua anima e voce, che spesso hanno prediletto il linguaggio parlato. Momenti particolari sono stati dedicati alla voce narrante con Elisabetta Opasic, che ha coinvolto il pubblico in un breve viaggio emozionale tra le pagine del libro, alle quali si sono unite le pregevoli incursioni musicali del maestro Gianluca Milanese. In chiusura della serata è intervenuto Roberto Petrelli, presidente CAT Confesercenti di Lecce, il quale ha annunciato che Confesercenti di Lecce, in collaborazione con Officina delle Parole, organizzerà un corso sui diamanti che sarà condotto dallo stesso autore, esperto in gemmologia.